Calcio di Serie C con Massimo Profeta che è qui in studio con noi in diretta. Allora Massimo, raccontaci le ultime in casa biancazzurre, però ti vorrei anche fare una domanda: come stai messo a scacchi così? Malissimo, devo essere sincero, però mi appassiona, chissà, un giorno magari mi cimenterò. Stessa cosa per me, comunque parliamo di calcio, lasciamo da parte gli scacchi. Allora, partiamo dalla decisione del giudice sportivo, insomma, il provvedimento che è stato assunto proprio nella giornata di ieri, dopo i fatti di Lucca. Pensate, insomma, a partire dai Lucchesi Pescara si è giocata lo scorso 22 ottobre, insomma è passato quasi un mese. Lancio di fumogeni, come leggete appunto dal nostro sito, articolo del nostro Orlando D'Angelo, lancio di fumogeni da parte dei tifosi biancazzurri durante Lucchese Pescara. Ebbene, ieri il giudice sportivo ha disposto che la curva nord sarà chiusa per una giornata di campionato. Però leggiamo anche il dispositivo, o meglio il comunicato ufficiale del giudice sportivo. Si precisa che la gara casalinga da disputare con il settore curva nord priva di spettatori dovrà essere scontata in campionato con decorrenza dalla seconda giornata di campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione. Questo significa che il Pescara giocherà la prossima partita in casa sabato 25 novembre contro il Cesena, quindi dovrebbe scontare, diciamo, questa sanzione curva nord chiusa contro l'Olbia il 9 dicembre. La partita avrà inizio alle 16:15. Che cosa farà la società nel frattempo? Quali saranno i passi, Anna, della società, che lo ricordiamo è rappresentata dal legale Flavia Tortorella? Ci sarà un preannuncio nel pomeriggio di reclamo, chiaramente poi arriveranno gli atti, richiederà gli atti il Pescara, saranno esaminati da Flavia Tortorella, ripetiamo ancora una volta, il legale della Pescara Calcio, per valutare se ci sono le condizioni, i presupposti per inoltrare il ricorso. Vedremo quello che succederà, poi ci saranno naturalmente eventualmente 3 giorni a disposizione per il club biancazzurro appunto per inoltrare il ricorso. Intanto il Pescara è fermo, nel senso che la prossima giornata non giocherà perché c'era stata la richiesta di rinvio per alcuni giocatori che sono impegnati nelle varie nazionali. Parliamo di Staver, di Tuniov e di Accordello, che però nel frattempo è rientrato alla base per un piccolo problema di natura fisica, e quindi non giocherà domenica a Pontedera. La partita è stata già rinviata una settimana fa, si giocherà martedì 5 dicembre alle 18:30, e quindi avrà tempo, sono 8 giorni, per preparare il match importantissimo di campionato con il Cesena, che nel frattempo ieri nel recupero ha espugnato il comunale di Chiavari vincendo 1-0, gol di Donnarumma. Tra l'altro Lentella per più di un tempo è rimasta in inferiorità numerica, però il Cesena in questo momento è la squadra più in forma del campionato, probabilmente la più forte se andiamo a valutare i nomi che compongono la rosa, e il Cesena ha agganciato dopo questa vittoria nel recupero di ieri sera la Torres, che è la grande rivelazione al pari del Pineto, tra poco ci arriveremo, di questo girone. Il Cesena che ha inanellato 12 risultati utili consecutivi, ha solo perso la prima partita di campionato ad Olbia e poi ha messo insieme 9 vittorie e 3 pareggi. Sarà una partita dura per il Pescara, che non attraversa, lo abbiamo già detto, insomma, con dovizia di particolari, un buon momento, però una squadra giovane, una squadra che ha bisogno di tempo per crescere. Zeman non è in discussione, del resto insomma la costruzione della rosa, la rosa è stata costruita non per primeggiare, visto che è costituita da tantissimi ragazzi alla prima esperienza. È chiaro che deve fare meglio di quanto non abbia fatto fino a questo momento, o meglio nelle ultime 6-7 partite soltanto 5 punti, e quindi avrà tempo per preparare questa partita nel migliore dei modi. Detto questo, parliamo anche del Pineto per un attimo, Anna, perché il Pineto domani insomma sarà un evento storico, perché tornerà a giocare nel suo stadio, lo stadio Mariani Pavone, oggetto di restyling per essere a norma per il campionato di Serie C. Di fatto il Pineto ha sempre giocato fuori casa, è una squadra che sta facendo molto bene, perché avete letto poc'anzi la classifica, un solo punto di distacco dal Pescara e una matricola del campionato. Domani affronterà il Perugia, inizio ore 16:15, Perugia terza forza del campionato, capienza ridotta per la partita di domani, 650 spettatori, 200 i biglietti riservati alla tifoseria umbra, poi si tornerà alla normalità, circa 1500 la capienza intera dello stadio Mariani Pavone nel prossimo match interno con il Sestri Levante.